Ciao a tutti gli amici di Music Off, siamo qui ad Anzio, a Villa Adele, a una data del tour di Max Gazzè e siamo in compagnia di Nico. Ciao Nico. Ciao a tutti. Nico è colui che gestisce il video, è responsabile video di questa tournée. Parlaci un po' del ruolo che hai svolto in questa produzione. Sì, il ruolo in questa produzione è il solito ruolo che svolgo io, quello di gestire un po' tutto l'aspetto video, sia quello che accade in regia e quello che avviene nei trasporti di segnali fino al palco e quello che avviene poi fisicamente sulle superfici che andiamo a illuminare, i LED in questo caso. Che tipo di superfici hai utilizzato qui in questo? Per questo spettacolo stiamo utilizzando un prodotto della Infiled, un passo 2.6, un modulo che contiene 128 pixel di base per 216 pixel d'altezza, in quanto il modulo è 50 cm per un metro. Quanti ce ne hai montati su questo palco? Guarda, non tanti, saranno una 54 moduli, quindi comunque sviluppano una risoluzione abbastanza alta perché col media server preghiamo dei file 2700 pixel di base per 768, quindi una risoluzione anche abbastanza importante. Come media server sto utilizzando Arena Resolum, che sinceramente è un buon compromesso per gestire spettacoli come questo, che si affidano a una figura che segua un po' il pezzo, la canzone, il brano, e quindi sia in grado di seguire un po' lo spettacolo anche manualmente, perché abbiamo pezzi gestiti da un timecode LTC e invece molti sono dei loop che man mano io cambio seguendo i brani, il brano, la canzone, il ritornello e quant'altro. Quindi è una gestione un po' mix, sì, un po' un ibrido, e quindi l'operatore diciamo è necessario, perché a volte Max improvvisa, a volte ci sono dei cambi di scaletta al volo, per cui non è stato possibile legare tutta la programmazione in timecode. Bene, quanti brani fa l'artista? In quanti interventi, diciamo? Guarda, l'artista fa più o meno in scaletta dai 22 ai 24 brani. E io non ci sono sempre, cioè per la scelta del light designer alcuni brani non sono sviluppati con il video, ma quindi sono schermo nero illuminato da Camilla, sì, che è in regia, che si occupa delle luci. Trasportiamo chiaramente i segnali qui su tre out, lavoriamo con il media server, con una fibra ottica, arriviamo a delle centraline che sono presenti dietro uno dei totem, che sono delle MCTRL 660 della Novastar. Classica. Quanti? 660. Quanti totem c'hai? Abbiamo quattro totem e un cerchio centrale che abbiamo ricavato sviluppando uno schermo quadrato e avendo creato una maschera, un mapping circolare all'interno del cerchio, dove ci sono contenuti anche parecchie luci, quindi un cerchio illuminato esternamente sulla circonferenza, e all'interno vanno su dei contenuti, dei video fatti apposta da un grafico. Quanto è durata la programmazione? È stato un lavoro lungo? Beh sì, diciamo che a differenza di quella che è un po' la tendenza ultimamente di non dedicare troppo tempo alle programmazioni, alle pre-produzioni, con Max abbiamo sempre dei tempi abbastanza buoni, utili. Diciamo che una settimana siamo stati in studio a programmare e a provare tutto lo spettacolo, quindi i tempi li abbiamo avuti, insomma, per lavorare tranquilli. Quindi avete fatto un lavoro sul software che poi in allestimento avete riportato, sì, sulle superfici. Sì, abbiamo in allestimento, diciamo, la preprogrammazione è stata fatta dal grafico, quindi ha preparato i contenuti. L'allestimento è stato proprio già lungo, diciamo abbiamo avuto 10 giorni di allestimento dove abbiamo potuto provare tutto più volte. Si è fatto i due slice? Sì, abbiamo fatto le slice, abbiamo fatto tutti i mapping necessari, abbiamo preparato tutta la scaletta, tutte le sequenze,
Sì, seguendo un po' anche il lavoro dell'artista con le prove audio, per cui è nato insieme lo spettacolo. Con Max si lavora quasi sempre così. Quindi poi il risultato si vede, insomma. Beh, poi sarete voi a giudicare questo. Per noi cerchiamo di lasciare quanto più possibile il caso, fuori dal nostro lavoro. Cerchiamo di arrivare un po' abbastanza schematici e preparati per non improvvisare nulla. Sembra di capire, sei soddisfatto, insomma. Sì, 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 poi adesso siamo anche un po' rodati perché abbiamo fatto già qualche data, per cui sai, le prime date di un tour sono sempre quelle un po' dove ci nascono un po' di problemini, però si va a correggere le... Sì, sì, si va a correggere, adesso siamo abbastanza in bolla, come si suol dire. Perfetto, Nico, io ti ringrazio tanto e... Grazie a voi, è stato un piacere dedicare il mio tempo e resto a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Grazie, un saluto a tutti gli amici di Music Off e alla prossima. Ciao.